The New Stories. La tua informazione libera. Sotto la maschera del noto personaggio Disney, un uomo di 29 anni, di origine romena, ha attirato bambini in Piazza Maggiore derubando i genitori. Ora dovrà scontare 4 anni, 8 mesi e 26 giorni di carcere per una serie di reati commessi dal 2016 a oggi, presumibilmente con la complicità di Minnie, sua compagna. Secondo gli investigatori, l'uomo si è reso protagonista di furti, rapine e una rissa familiare negli ultimi 8 anni. In passato, esibendosi come mimo per le strade di Bologna con il viso dipinto di bianco, chiedeva l'elemosina. Successivamente ha iniziato a commettere furti nei negozi del centro urbano, prima di indossare la maschera di Topolino. Anche Minnie è stata coinvolta, sospettata di essere la sua complice. Nel 2019 è stato condannato per rapina aggravata per l'uso del travestimento. L'uomo avvicinava bambini in modo giocoso, offrendo palloncini con le fattezze di personaggi Disney, per poi derubare i genitori. Se non ottenevano nulla, arrivavano a rapinare i passanti. Pur avendo scontato parte della pena, il giovane non ha cambiato stile di vita in Piazza Maggiore. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.